La quarta sconfitta al Francioni e il terz'ultimo posto in classifica chiudono con amarezza il 2011 di un Latina che nella sosta e il mercato di gennaio cerca la via della salvezza, ad oggi piuttosto tortuosa. Sarebbe bastata un po' di attenzione in più per strappare almeno il punto ad uno Spezia, sin troppo pratico nel difendere il 2-1 nell'ultima mezz'ora di gioco. Alla fine mi sono difeso, gli ultimi 6-7 minuti ho fatto le barricate, vecchia palla lunga e pedalare. La sostanza più che la forma, a Latina rimane la seconda, come le giocate di un sontuoso Babù e di un generoso Fossati, elementi in cui Ghirotto confida parecchio nella seconda parte di campionato. Minuto di raccoglimento e Latina con il lutto al braccio per la morte in settimana del papà di Jefferson. La partenza è buona, al palleggio ospite i pontini rispondono con la rapidità delle ripartenze come quella del sesto, con Fossati che trova Babù sulla destra, serie di finte e sinistro tra le braccia di Russo. I nerazzurri insistono sulle fasce, senza però mai trovare lo stoccatore in aria. I liguri si propongono al tredicesimo, punizione di Buzzegoli, respinta sui piedi di Madonna, raso terra deviato tra le braccia di Martinuzzi. Al sedicesimo vantaggio spezzino, il pallone si impenna in aria, Casoli appoggia all'indietro per Papini che non sbaglia. Il Latina non si scoraggia, al 24esimo già potrebbe esultare, peccato che la punizione di Babù non inquadri il bersaglio. Poco male perché dopo 60 secondi il brasiliano ruba metri e palla a Mora ed infila la porta di precisione. Bel finale di tempo, al 42esimo Fossati trova ancora Babù, stavolta il sinistro non fa magie. Martinuzzi invece raccoglie applausi opponendosi da grande portiere alla deviazione ravvicinata di Testini. Latina pimpante nel secondo tempo ma ingenuo, uno svarione di Toninelli viene completato all'11esimo dal fallo di Agius su Evacuo, è il rigore che decide la partita. Abbiamo fatto tutto noi, diciamo, in quel momento, credo anche, poi dopo io mi riservo sempre di analizzare con calma la gara, di rivederla, perché a mente calda è un po' difficile, credo che abbiamo subito l'azione del calcio di rigore nel miglior momento nostro, dove forse abbiamo rischiato di fare gol e andare in vantaggio noi, poi su un cambio di fronte siamo stati molto ingenui, insomma, però capita. Dal dischetto Evacuo si conferma impeccabile rigorista. Al quarto d'ora si rivede in campo Tortolano, l'ingresso però non dà il cambio di passo ad una squadra che si ferma sulla linea dei 16 metri e rischia qualcosa in contropiede, vede al 25esimo l'uscita di Martinuzzi sull'ollo. Al 29esimo cross di Maggiolini, Berardi carica al sinistro respinto dalla difesa. 31esimo, Tortolano calcia sulla respinta, Russo neutralizza la conclusione. Al 41esimo, traversone di merito, destro di Ricciardi soffocato dalle gambe dei difensori prima di essere raccolto da Russo. Finisce dopo 4 minuti di recupero con la speranza che nell'anno nuovo possa cambiare qualcosa. Io la temevo molto questa partita perché non era stata presentata nella maniera giusta. Era stato dato risalto alle troppe assenze del Latina. A proposito, noi tutti ci uniamo al dolore di Jefferson, per cui ci poteva essere il pericolo di sottovalutarla. E così invece non è stato, perché questa squadra ha dimostrato ancora una volta che vogliamo provarci ad arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo giocato una partita buona, secondo me l'ennesima, però non voglio diventare ridicolo a parlare sempre della sorte, perché poi dopo non va più bene. Quindi diciamo che sommariamente abbiamo perso una partita dove secondo me nessuna delle due squadre voleva vincere. Il calcio è così, è un gioco, anche se siamo a livello importante professionistico, poi ripartiremo con l'anno nuovo, quindi non c'è nessun problema.